una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna. Chiamiamo sul palco Chiara Lombardi e Mattia Belluccia. Canteranno, Chiara canterà per noi Brave di Sara Bareilles, accompagnata con la chitarra acustica da Mattia. Buon ascolto. Barclay, accompagnata sempre da Mattia, e vi auguriamo un buon ascolto. Buona serata a tutti. Thank you.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions that it consumed my space. Yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy? But I think you're crazy. Maybe you're crazy. Possibly. That's my only advice. Ooh. But now who do you think you are? Ha, that's your soul. You think you're in control. That's how baby crazy. Suoi ospiti, buon proseguimento di serata. Bene, cominciamo il dibattito. Luciano Garofano, prego Luciano, puoi salire, grazie. Eccoci qua vicino a me. Luciano Garofano, Edoardo Mori, eccoci, Edoardo Mori, qua sulla destra, Edoardo Mori, magistrato. Di origine lumiganese, o meglio, di zero. Qua, Raffaele Sollecito, vieni Raffaele, l'ingegner Sollecito. Prego, ingegnere di qua, eccoci, a posto. Vediamo di cominciare questo dibattito, questa bellissima serata, come sempre, potremmo ci regala questa piazza, che è veramente bella. Allora, il pretesto è parlare del libro del generale Garofano. Ci siamo visti a Pisa qualche mese fa, e abbiamo detto ma sarebbe anche sarà il caso poi di parlare di questo mio nuovo libro che è in uscita e infatti è uscito da pochissimo e sì, il titolo è La falsa giustizia. Allora cerchiamo di sintetizzare. I casi giudiziari, in particolare gli omicidi, hanno da sempre suscitato grande interesse nell'opinione pubblica, sono diventati dei casi mediatici seguiti in tutti i programmi televisivi. Negli ultimi anni, tuttavia, il dibattito e il confronto tra innocentisti e colpevolisti ha registrato, come dire, un notevolissimo incremento, grazie anche ai media, appunto, che hanno portato il processo nelle nostre case, tutti i programmi serali, preserali, denunciando quindi indagini non sempre perfette e sentenze spesso discutibili
che hanno intaccato un po' la fiducia nella giustizia. Il libro La falsa giustizia è stato scritto a quattro mani, no? Con la criminologa investigativa Maria Gaia Pensieri e dal comandante appunto del RIS Luciano Garofano. Attraverso cioè, lo studio di delitti famosi, questo libro vuole in realtà affrontare le cause spesso all'origine dell'errore giudiziario, come per esempio il ruolo e il valore della testimonianza, cioè come scutere i testimoni, o l'affidabilità per esempio dell'esame del DNA e il rilevante contributo per esempio offerto dall'analisi della scena del crimine e della prova scientifica in generale. Il tutto in un confronto, come dire, approfondito e avvincente tra il sistema italiano e il sistema statunitense. In realtà quindi questo vuole essere un libro, un'opera collettanea, ma certamente un libro comparativo, cioè mette a confronto il sistema delle indagini dei processi italiani col sistema americano. Soprattutto una particolare attenzione dobbiamo dedicare alle iniziative che vanno sotto il nome di Progetto Innocenza, che sia in Italia sia oltreoceano sono dedicate in realtà a scagionare gli innocenti e a individuare i veri colpevoli. Quindi l'approccio scientifico alle investigazioni è di essenziale importanza in tutti questi processi italiani. La prefazione del libro è stata curata da Manfredi Mattei, figlio della Torre, con l'introduzione di Baldassare Lauria. Ecco, dovremmo dire che troppi gli errori giudiziari sono verificati per contaminazione della scena del delitto, errori umani e poco corrette valutazioni. L'errore giudiziario, errore di primo tipo, come dice giustamente il generale Garofalo, viene spesso confuso con il termine di sentenza ingiusta, riferita a pene comminate in circostanze, come dire, anomale per l'accusa o per la difesa, che invece è un errore di secondo tipo. Tali sentenze sono spesso denunciate dai sostenitori dell'abolizione della pena capitale. In tempi recenti, ad esempio, il prelievo e l'analisi del DNA è servita a scagionare molte persone da accuse ingiuste. Ma ci sono tanti temi che andremo a trattare questa sera. Sto leggendo di recente un libro interessantissimo di carattere scientifico, di dottrina, e dal titolo Errori giudiziari e background processuale, che è un'opera collettanea edita dalla Giappichelli. Ci occuperemo, credo, del bias, cosiddetto tecnicamente il bias egocentrico delle procure. Ci occuperemo del concorso esterno, che come sapete non è una norma, non è normato, ma in realtà è un'elaborazione giurisprudenziale. Questi sono alcuni dei temi che andremo a trattare. Ma un altro tema interessante che vorrei questa sera si approfondisse è quella sull'escussione dei testimoni, che è così tempestiva e snella negli Stati Uniti, molto meno lo è per il sistema giudiziario italiano. Io darei subito la parola a Luciano Garofalo. Grazie Luciano. Grazie a te, buonasera a tutti voi in questa splendida cornice, veramente, veramente eccezionale. Beh, intanto perché è nato questo libro? È nato perché la mia coautrice Maria Gaia Pensieri stava frequentando un corso, un master in scienze forensi e criminologia e mi chiese, essendo amici, una tesi. E io da tempo avevo idea di poter approfondire il discorso del errore giudiziario, proprio per questo amore che era venuto per il progetto Innocenza americano, che se vorrete poi approfondire c'è un sito che è www.theinnocenceproject.org, che pensate parte nel 1989 e, occupandosi del primo caso, nel 1992 riuscirà ai giorni nostri a scagionare più di 300 persone, più di 300 cittadini americani, 20 dei quali erano stati condannati a morte ed erano dei perfetti innocenti. E la spinta è venuta perché gran parte di questa importante iniziativa volta a individuare degli innocenti è nata parallelamente alle possibilità offerte dall'analisi del DNA. Io sono un biologo forense e quindi questo binomio errore giudiziario DNA mi ha affascinato moltissimo. Allora abbiamo approfondito e ci siamo resi conto con dei numeri che non sono precisi, perché in Italia stranamente non esiste un approfondimento dei fenomeni
anche e soprattutto di quelli negativi. Quando parliamo di femminicidio, sì, sappiamo effettivamente quello che è il numero delle vittime uccise, ma quante effettivamente donne sono vittime di persecuzioni e di violenza che non si identifica nell'omicidio, che tante volte è molto più grave di. Dico questo per dirvi che non esistono dei numeri che fotografano quanto costa a questo paese in termini di immagine, di concretezza, di professionalità, di sicurezza la giustizia, e i numeri che abbiamo trovato ci hanno veramente sconvolto. E questi numeri sono 760 milioni di euro in 25 anni e quasi 28.000 tra detenzioni ingiuste e errori giudiziari, come dicevi tu, vere e proprie. E allora ho detto bisogna approfondirlo, e naturalmente l'abbiamo fatto con gli strumenti che mi accompagnano ormai da 41 anni, e cioè quelli che ruotano soprattutto intorno alla prova scientifica, però occupandoci anche di un aspetto che è fondamentale, che a mio avviso è fortemente sciupato, che è la testimonianza, come tu dicevi, cioè la prova dichiarativa. Se pensate che spesso i verbali che leggiamo iniziano con un acronimo che si chiama ADR, ADR significa domanda risponde, non sappiamo nemmeno qual è la domanda che è stata fatta al test, ma non è questo l'aspetto peggiore. L'aspetto peggiore è che intanto non sempre nelle forze dell'ordine, così come nell'autorità giudiziaria, con tutto il rispetto per entrambe, guardate, voglio chiarire immediatamente, questo è un libro che non è una critica tout court alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria, ma ha voluto in qualche modo affrontare tutti quegli aspetti che possono migliorare quella giustizia che noi cittadini pretendiamo. Quindi è un segnalare le cose che non funzionano. Beh, non sempre le forze di polizia o l'autorità giudiziaria hanno quelle competenze per condurre un'intervista o interrogatorio, dipende come volete, ma il succo è questo, affinché si possa trarre da quel personaggio, da quella persona, tutti gli elementi che una persona esprime nel momento in cui viene sottoposta ad un interrogatorio o un'intervista. Parlavamo con Raffaele Sollecito, lui la criticava, io gli ho detto no, non è così, del valore per esempio del linguaggio non verbale, che non viene assolutamente valorizzato, ma non è tanto questo, non viene valorizzato e non ci si crede, e invece dovete pensare che il linguaggio non verbale è quello che apporta più informazioni rispetto alla persona, le pause, il modo di gesticolare, la sudorazione, il modo di porsi, il modo di sedersi, il modo proprio, la postura, che poi cambia durante magari un'intervista, che può essere anche un'intervista di lavoro, non soltanto un'intervista davanti alla polizia giudiziaria o davanti a un pubblico ministero. Ma non è tanto questo, che comunque pesa, perché viva Dio, oggi, nonostante, come dicevamo con il giudice Mori, la psicologia è una scienza assolutamente imperfetta, come lo è tutta la scienza, perché la scienza per definizione è imperfetta, però se pensate che nessuno o pochi vengono eruditi, mi riferisco a forze di polizia o a magistrati, su quelle che sono le tecniche di intervista, perché l'intervista e l'interrogatorio ha delle tecniche precise, voi immaginate quanto noi disperdiamo di un patrimonio come questo, fondamentale. L'altro aspetto qual è? È la non tempestività. Spesso quegli interrogatori non vengono fatti nell'immediatezza, e gli interrogatori o le interviste, diciamo le prove dichiarative, rendono quando sono fatte il prima possibile. Ma c'è un altro aspetto, che gli Stati Uniti, ecco il raccordo con gli Stati Uniti, che non sono migliori di noi, assolutamente no, però che hanno saputo affrontare la testimonianza da una parte e le scienze forensi dall'altra, con quel rigore che è parallelo al peso che la prova scientifica oggi ha nel processo. L'altro aspetto di cui dicevo, poi magari nel secondo o terzo passaggio parlerò degli altri aspetti, è che quello che noi leggiamo di una prova dichiarativa non è
la genuinità delle affermazioni fatte dal teste, ma è l'elaborazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, perché rare volte quella testimonianza viene videoregistrata. Quindi noi ci basiamo su, il processo si basa, su testimonianze che peraltro devono essere, secondo il codice di procedura penale, confermate in dibattimento, su un'assunzione immediata, più o meno immediata, di testimonianze che noi non sappiamo effettivamente cosa dicano nella valutazione della giunità, cioè di quello che effettivamente voleva dire il test rispetto a quel tipo di tematica. È per questo che già più della metà degli Stati Uniti d'America ha reso obbligatoria la videoregistrazione degli interrogatori, e questo è veramente un dato positivo sul quale noi dovremmo ragionare. Io quando leggo anche me stesso, nel senso che mi leggo dopo aver testimoniato in corte d'assise o quant'altro, talvolta non mi riconosco, perché anche la mera trascrizione, non riportando le pause, non riportando tutto quello che sentite, no? Ci accorgiamo quando parliamo, falsa completamente il senso di un discorso. Pensate quando poi abbiamo a che fare con testimoni che magari hanno una estrazione culturale molto limitata, comunque parziale, per cui diventa difficile decodificare quello che viene trascritto. Peraltro nelle trascrizioni spesso molto si fa riferimento ai puntini di sospensione, perché poi i trascrittori nemmeno ci perdono tempo, non capiscono e mettono puntini di sospensione, no? Quindi abbiamo dedicato molto a questo, alla psicologia della testimonianza, a come si dovrebbe condurre, e naturalmente nel libro troverete, per chi vorrà leggerlo, troverete anche un riferimento preciso a dei casi, perché poi alla fine uno può anche teorizzare, ma per quello che è stato ed è il mio percorso è necessario fare dei riferimenti precisi. Io racconto un omicidio che è l'omicidio di Beppe Basile. Parlavamo col professor Bassioni prima dell'Italia dei Valori, e costui, la vittima, era un politico dell'Italia dei Valori di Lecce, e fu ucciso e furono incolpati, indagati e processati due vicini, un nonno e un nipote. Il nonno aveva tante di quelle patologie che non stava nemmeno in piedi, quindi non aveva nemmeno la capacità fisica di poter aggredire questa persona. Il nipote sì, però tutto ruotò intorno alla testimonianza di una bambina, e le testimonianze dei minori sono quanto di più delicato, complesso, difficile. C'è la carta di noto che ha regolamentato appunto l'acquisizione delle testimonianze dei minori, ma non sempre viene seguito quel protocollo. Beh, tutto ruotava intorno a questo, e sapete a che cos'altro? Ad un'interpretazione completamente sbagliata delle macchie di sangue, che hanno un loro linguaggio, e che aveva incolpato due poveracci che avevano solamente una responsabilità, quella, dopo aver sentito del frastuono e delle grida, di essere usciti per soccorrere la vittima, e sono stati così indagati. Quindi veramente io mi sono accorto, poi vi dirò da che cosa bisognerebbe partire, che quello che abbiamo scritto qui, mi sono accorto che l'errore giudiziario è una somma di errori che parte purtroppo da quel primo intervento sulla scena del crimine, che è veramente quanto di più oggi asistematico, confusionale, disorganizzato, e d'altra parte noi esperti viviamo di quello che coloro che intervengono sulla scena proteggono e ci lasciano inalterato. Purtroppo questo è un elemento difficilmente ancora solvibile, e allora si è creata questa discrasia, cioè questo doppio binario: da una parte tecniche analitiche sofisticatissime, no? Come il DNA, dall'altra una scena del crimine, come è successo anche nel caso dell'omicidio di Meredith Kercher, una scena del crimine contaminata, che naturalmente non poteva dire nulla. E hanno fatto bene i giudici della Cassazione a dire: sì, noi crediamo ovviamente alla valenza del DNA, ma in un contesto in cui quel DNA è stato raccolto non seguendo i protocolli di buona prassi o i protocolli internazionali, quelle analisi dimostravano non può essere
assolutamente utilizzato per condannare. E il problema qual è? E mi taccio, che la Cassazione ha parlato di protocolli internazionali. Le nostre forze dell'ordine, con tutto il rispetto che io ho, ne faccio parte ancora idealmente, non usano nessun protocollo né internazionale né nazionale, e quando intervengono su quella scena, purtroppo, se va bene perché hanno esperienza, lavorano bene, ma se va male fanno dei disastri incredibili. Ho scritto insieme a Gaia questo pensiero non per criticare, ma per cercare di sollevare le coscienze e migliorare questi aspetti, perché sono assolutamente migliorabili, perché i protocolli esistono, basta fare un passo, un salto culturale, crederci, e credendoci si possono applicare. Grazie Luciano. Prego, ingegnere Sollecito, volevo interagire su questo punto, prego. Non funziona? Sì, ma va alzato fino. Grazie. Grazie dell'invito. Ovviamente anch'io sono molto colpito dal panorama, anche se non è la prima volta. Sì, appunto. Quello che mi dice, quello che, di cui parlava l'avvocato, di cui parlava appunto il tenente Garofalo, è purtroppo un brutto ricordo per me. Sostanzialmente tutto quello che ha detto si è riscontrato direttamente sul mio processo. Immaginate che sia per chi l'ha seguito, sia per chi non conosce bene il processo in cui sono stato coinvolto, quando siamo stati interrogati, soprattutto portavo Amanda in questura per essere sentita sui fatti. Infatti la polizia la convocava perché era la persona più vicina a me, era l'amica più vicina a lei. Io Amanda l'ho conosciuta quei giorni, cioè l'avevo conosciuta per 5 giorni, e eravamo due ragazzi di 20 anni che si conoscono. Io cercavo, in una situazione del genere, dove appunto non nessuno se l'aspettava, sfondarono la porta e trovarono la sua amica uccisa. Io e lei non vedemmo assolutamente niente perché la porta era chiusa a chiave. La sfondarono degli amici, delle coinquiline. Ma quando più volte siamo finiti in questura, chiamati dalla polizia, ci chiamavano come persone informate sui fatti. Io molto meno, perché ero semplicemente un ragazzo che la frequentava da 5 giorni. Ma lei veniva chiamata di continuo, e l'accompagnavo io, perché sostanzialmente la questura, rispetto al centro di Perugia dove vivevamo, cioè nel quartiere, era parecchio distante e serviva l'auto. E tutte le volte che l'accompagnavo lei tornava abbastanza stressata, perché gli facevano domande sulla vita sessuale di Meredith, però ovviamente nessuno conosceva bene che cosa stavano indagando, verso che direzione andassero. Sta di fatto che poi abbiamo scoperto che persone firmate sui fatti proprio non eravamo. Infatti tutti quegli interrogatori, non ce n'è assolutamente traccia se non dei riassunti, non c'è nemmeno la DR, cioè non hanno fatto direttamente un riassunto di quello che è stato detto, un'informativa. Io parlo per me. Scusate, che sono invaso. Io parlo per me. Quando ero da solo nella stanza, oltre ad avere 8 poliziotti che mi puntavano un faro contro di me come se fossi, tra virgolette, uno scenario pseudo-americano, il che mi lasciò un attimino perplesso. Mi facevano domande senza farmi nemmeno capire esattamente a che giorno si riferissero. E sta di fatto che poi, quando andammo a processo, tutti gli interrogatori, sia mio sia quello di Amanda, furono totalmente stralciati dal processo perché erano stati presi in maniera totalmente illegale. E questo dice lunga poi su come si sono evolute le cose, perché, come molti di voi sapranno, Amanda poi è stata condannata in via definitiva
per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Questo avvenne perché l'ultimo messaggio che aveva mandato quella sera Amanda fu proprio al suo ex datore di lavoro, che era Patrick Lumumba, cioè la sera dell'omicidio. L'ultimo messaggio che mandò era al suo ex datore di lavoro, in cui gli diceva che lui diceva a lei non venire più a lavorare perché non c'è bisogno, questa sera non siamo pieni, e lei disse semplicemente va bene così, sto tranquilla così, perché infatti era a casa mia e diciamo così era già sera abbastanza tardi. E, di fatto quelle dichiarazioni, che comunque non esistono, furono riprese dal suo diario personale, perché fu sequestrato il suo diario personale in carcere, e quel diario conteneva tutta la, diciamo, la cronistoria di quello che le è successo in questura, comprese le dichiarazioni nei confronti di Lumumba. Quindi alla fine hanno fatto, diciamo, uscire queste dichiarazioni dalla finestra, dalla porta, per farle rientrare dalla finestra, per usare un eufemismo, e quindi l'hanno di fatto, queste dichiarazioni le sono pesate a processo. Cosa è successo negli anni? Addirittura la polizia le aveva accusata di calunnia, anche la polizia, perché nel suo diario appunto ripercorreva i metodi con cui sono stati svolti gli interrogatori, cioè non aveva un interprete ufficiale, non capiva bene l'italiano, aveva a fianco a sé, al posto di un interprete, una donna che si dichiarò davanti ai giudici una medium che la influenzava dicendole che si era rotta una gamba da giovane e non sapeva minimamente come fosse successo, si risvegliò in ospedale con la gamba rotta, e gli suggeriva che molto probabilmente Amanda aveva avuto un trauma talmente forte che non si ricordava quando, che cosa fosse avvenuto. E, oltre a questo ci sono anche le percosse, che io non ho avuto, però lei ha dichiarato di aver avuto, sempre nel memoriale, e tutto ciò ha fatto scaturire la denuncia da parte degli inquirenti nei confronti di Amanda per calunnia. Il processo per calunnia di Amanda, dei poliziotti nei confronti di Amanda, si è concluso con la soluzione di Amanda a Firenze, mentre per quello che riguarda i... sono tantissimi moscerini, stasera siamo assediati, cerchiamo di arrivare in fondo, incolumi, prego. Sì, in pratica quando sia in Europa Amanda si era lamentata di quello che aveva subito durante gli interrogatori, sia stava andando parallelamente avanti un processo a Firenze, ed è stata assolta in tutti e due i casi, addirittura in Europa ha avuto anche un risarcimento, diciamo, simbolico. Questo appunto per fare un quadro di quelle che furono le dichiarazioni. Anche sul DNA, io sapete tutti che c'erano delle prove del DNA contro di me sul coltello da cucina, che diciamo nel scenario doveva essere un coltello da cucina preso dal mio appartamento e portato in un altro appartamento. Già questo è molto strano, perché non è che uno si sveglia la mattina e dice adesso prendi questo coltello che andiamo a casa tua, e non lo so, doveva esserci una premeditazione a quel punto, o almeno teorizzata. Su quel coltello di fatto furono fatte 1000 amplificazioni su una traccia che i protocolli ovviamente bocciano completamente come in pratica, e su queste 1000 amplificazioni la prima, che è quella diciamo che ti dovrebbe dare spunto per poi fare le altre, era completamente negativa, cioè non c'era nessun DNA di Meredith. Invece su quelle successive magicamente compare il DNA di Meredith, e non si sa nemmeno perché abbiano fatto quelle successive, visto che non avevano nessun riscontro nella prima amplificazione. E oltretutto sul gancetto di reggiseno c'erano, è stato passato di mano in mano per diversi inquirenti che erano intervenuti sulla scena, ovviamente poi quando sono state fatte le analisi sul gancetto è stato trovato il DNA di 5 individui, di cui una è Meredith,
l'altro è un individuo che ha lo stesso cromosoma Y, e mediamente su una città come Perugia ci sono 400 individui che hanno il cromosoma Y come il mio, perché il cromosoma Y viene tramandato dall'alba dei tempi fino ad oggi, non è un cromosoma che in qualche maniera può essere così identificativo. E altre tre persone che non sono state mai identificate, ma siamo pacificamente convinti che sia il DNA degli inquirenti che maneggiavano il gancetto stesso. Oltretutto era stato lasciato durante il primo sopralluogo sulla scena del crimine ed era stato ripreso 46 giorni dopo, spostato, già che era già da un'altra parte rispetto a dove era stato lasciato, ed era anche arrugginito e sporco di sangue. Per quanto riguarda il DNA invece, le prove serie erano quelle che c'erano contro il Rudy Ghedè, che appunto c'era il DNA suo nella vagina di Meredith, sul reggiseno, cioè sulla coppa del reggiseno, sui pantaloni che erano stati calati, sulla giacca, sulla felpa sporca di sangue che era stata buttata in un angolo, e non mi ricordo adesso, e anche nella mucosa della vagina di Meredith. Lui appunto aveva detto che aveva avuto un approccio sì. con lei, ma appunto il quadro probatorio alla fine era questo qui. È 8 anni in cui ho passato 4 anni in carcere, di cui 6 mesi in isolamento, altri 3 anni e mezzo in un carcere di massima sicurezza, sicuramente per un quadro di questo genere vi posso lasciare immaginare quali erano le mie emozioni, i miei pensieri, di certo non positivi. Grazie Raffaele di questa testimonianza. Allora, nel mio corso universitario di ordinamenti giudiziari mi sono occupato, spesso mi occupo di quelli che si chiama judicial behaviors, cioè i comportamenti nel processo decisionale dei magistrati, perché spesso quando si inizia un processo e si fa un'indagine c'è quello che spesso gli psicologi chiamano il bias egocentrico, cioè il fatto che molti pubblici ministeri seguono una linea, si innamorino di quella linea e si cerchino quindi solo quelle prove che in qualche modo supportino quella linea che si è scelta. Il dottor Mori su questo punto, prego. Quindi, prego. Buonasera a tutti, prima di tutto esprimo la mia felicità di essere di nuovo con Tremole. 65 anni fa giravo già davanti agli svizzeri a mangiare Amor e Sbongata, e sono lieto di essere presente questa sera. Ringrazio con Tremole che ci ha fornito formiche alate invece che zanzare, se no saremo già morti. Devo dire che tutti mi conoscono abbastanza in Italia, perché mi sono sempre espresso liberamente, che mi considero un giudice pentito, perché devo dire che ho lavorato 42 anni come giudice, sono andato in pensione in anticipo perché mi ero un po' disgustato, e devo dire che se nei primi 30 anni o 25 anni di lavoro ho lavorato cercando di applicare la giustizia ai cittadini, poi ho lavorato per salvare i cittadini dalla giustizia, perché veramente abbiamo creato un sistema che non funziona, è un sistema di, direi, una volta era un po' meglio, ormai è diventato di totale inefficienza, e lo si vede tutti i giorni da come tante indagini barcollano, oscillano, arretrano, e alla fine è difficile per tutti farsi un'idea chiara, e naturalmente non ci riescono neppure i giudici. Devo dire, facciamo una precisazione, si parla sempre di errore giudiziario per dire che della gente è stata condannata ed era innocente. Giustissimo. Ricordiamoci però che per la società è un errore giudiziario anche quando un colpevole viene assolto, e purtroppo quando un sistema è inefficiente,
Quindi l'ordine giudiziario anche quando uno viene assolto, quindi è una questione di efficienza. La giustizia italiana è altamente inefficiente per vari motivi. Fondamentalmente è che siamo inefficienti in tutto, e quindi se si parte dalla base, se è poco efficiente la forza di polizia, se è poco efficiente la posta, se è poco efficiente la cancelleria, è poco efficiente il giudice, e quindi è tutta una catena che è inutile pensare di poterla rimediare come sempre fanno i legislatori cambiando due o tre norme. Non si cambia niente, che va cambiato è il sistema e il modo di pensare, ovviamente. Ora, il protagonismo dei giudici c'è sempre stato. Una volta però vi era un certo sistema gerarchico abbastanza opprimente, diciamo certe volte troppo, ed è per quello che è stato corretto, però si evitava che i giudici diventassero padroni di un processo, senza che nessuno glielo potesse togliere, senza che nessuno potesse controllarlo. È successo qualche caso in Italia, voi vi ricorderete qualcuno, il famoso processo Montagna della donna trovata morta sul Lido di Ostia, in cui c'era il giudice istruttore Sepe, che all'epoca aveva grandissimi poteri, ho fatto anch'io il giudice istruttore, che si era impadronito del processo, aveva cominciato ad indagare all'impazzata in qualunque direzione, ma stranamente più per colpire certi partiti politici che altri, e alla fine era finito tutto nel nulla, era il risultato che invece di omicidio era una normale morte, che non c'era stato mai nessuno omicidio. La barzelletta dell'epoca diceva che siccome lui si chiamava giudice Sepe, il processo era finito in una bolla di sepone, perché questo era l'effettivo risultato. Ora, però, ecco, c'era questo controllo tra pubblico ministero e giudice istruttore che qualche garanzia la dava. Non molte, perché posso ricordare, qualcuno se ne ricorderà, il famoso processo del giudice Palermo a Trento, che aveva messo dentro una trentina di persone, tutte assolutamente assolte, tutte assolutamente innocenti, sostenuto da tutta la stampa, perché delirava su fantastici traffici di droghe e armi dai paesi d'oltrecortina a quell'Europa. Tutti ci avevano creduto, era una totale montatura, era un totale delirio, infatti poi è andato in pensione per problemi di salute, purtroppo questo processo era costato 75 anni di galera complessivi a degli innocenti. Non c'era stato modo di fermarlo, nonostante che il pubblico ministero cercasse di fermarlo. Il problema poi si è aggravato quando nell'89 è cambiato il codice di procedura penale e si è scioccamente dichiarato che il pubblico ministero dirigeva le indagini. Ma vi immaginate voi delle persone che per tutta la vita, fino a diventare magistrati, sono stati seduti dietro a una scrivania o a un tavolo a studiare a memoria qualche libro di legge, perché poi non ci vuole di più, senza mai aver dimostrato le proprie capacità, senza aver mai visto un ladro, senza aver mai visto un cadavere, senza aver mai aperto un libro di criminologia, di balistica forense, di scienze forensi, di come si interroga un imputato, di come fa una testimonianza, si trova a dirigere le indagini. Cosa di una illogicità allucinante. Persone di cui mai nessuno ha controllato la personalità, per cui è facile che vengano travolte dal cosiddetto clamore mediatico. Una volta che cominciano ad andare sui giornali, una volta che cominciano ad andare in televisione, una volta che cominciano ad essere intervistati, si montano la testa, si considerano della gente con qualità superiori, sono convinti che tutto quello che loro pensano sia il Vangelo e creano dei disastri. Si è visto nel processo di Marta Russo a Roma, dove dei PM si erano montati la testa in questa maniera, si è visto nel processo di Siena, dove l'accusa da un certo momento, quando si è fatta l'idea che certe volte se la fa il primo giorno, da quel momento guai a cambiare idea, la considera una sconfitta,
Per cui cosa succede? Che le indagini vengono fatte a senso unico, che i periti capiscono che se vogliono continuare a lavorare devono dare ragione al pubblico ministero, perché sennò non verranno più nominati. Racconto un aneddoto: il più noto perito di esplosivi in Italia, di Brescia, 20 anni fa aveva fatto una perizia contro il PM, era il migliore d'Italia, non ha mai più lavorato a Brescia. Cose che succedono, perché guai a dare torto ai pubblici ministeri. Ora, tornando indietro, il pubblico ministero, per poter fare il pubblico ministero, per poter dirigere le indagini, dovrebbe avere ben altre capacità di quelle che ha ora. Poi c'è un problema, e questo riguarda anche la scienza in genere. Ricordiamoci un principio fondamentale che è accertato dalla filosofia e dalla psicologia, lo diceva già Schopenhauer, che almeno il 75% delle persone non è all'altezza di ciò che fa. Lui diceva, è uno sciocco, usiamo un termine, è un diversamente abile, diciamo, è un diversamente abile. Ora, non c'è metodo scientifico perfetto, e su questo punto sono un po' dubbioso sulle speranze per il futuro, non c'è metodo scientifico perfetto che in mano a un cretino non dia un risultato inutile, sbagliato, sciocco. E purtroppo se non si organizza un sistema per avere veramente una scelta di persone intelligenti, cioè di poter scegliere i migliori come periti, ad esempio, come esperti, non si farà mai un passo avanti. Teniamo presente che io seguo questo, io sono stato tra i primi a fare le scienze forensi in Italia, nel 1969 insegnavo già ai miei colleghi all'università, cos'erano le scienze, al tribunale, i miei che avevano vinto il concorso con me, cos'erano le scienze forensi, e sono in grado di dirvi che il 90% dei periti che girano per i tribunali italiani sono a livello, perlomeno, non dico dei ciarlatani, perché è una cosa diversa, non è che fingono di sapere, pretendono di sapere, di decidere oltre il loro livello. Qualunque domanda gli ponga il giudice, loro non dicono guardi io non sono capace, no, loro rispondono. Bene, ma e con più sono ignoranti, più sono categorici, perché ovviamente l'ignoranza va difesa. Quindi ci sono dei problemi gravi a risolvere il problema. Senz'altro va risolto il codice di procedura penale, che è assurdo. Abbiamo sentito l'esperienza di Sollecito, ma io l'ho vissuta un sacco di volte, perché prima di essere pentito forse certe cose le ho fatte anch'io, con un po' più moderazione, ma le ho fatte. Però non è concepibile che quando vi è un caso un po' eclatante si scateni la confusione negli uffici di polizia. Avete visto il caso del carabiniere a Roma ucciso, e sempre succede che quando si è questi casi gli uffici sono invasi dai giornalisti, dai fotografi, c'è chi fotografa col telefonino quello che non deve fotografare, c'è chi sembra che sia suo dovere andare a raccontare tutti i fatti del processo ai giornalisti. Il segreto istruttorio, avete mai sentito parlare del segreto istruttorio? L'imputato non riesce a sapere niente di ciò che c'è a suo carico, i giornalisti lo sanno prima di tutti, e stranamente pare che i pubblici ministeri italiani abbiano unico scopo di comunicare al mattino quante persone hanno indagato, chi hanno indagato. È un segreto istruttorio che hanno indagato, non dovrebbero dirlo. È da procedimento, se non è reato, è come minimo da procedimento disciplinare. È il sistema usato da tutti. Dico ancora una cosa, poi mollo. Certo. Per dirvi a quale livello assurdo di stupidità giudiziaria, stupidità è troppo poco, di indecenza giudiziaria siamo arrivati. C'è una direttiva europea che ha obbligato tutti gli stati dell'Europa ad abolire il segreto istruttorio. Il segreto istruttorio è contrario ai diritti umani. Sono 3 anni che c'è questa direttiva. Il governo italiano ha scritto in una riga, è recepita la direttiva, non è cambiata una virgola. In Italia c'è la gente che viene processata,
ha delle denunce a suo carico, non riesce a sapere né che ha fatto la denuncia, né quali sono le prove a suo carico, né se è fondata e non è fondata. C'è della gente che perde il lavoro per anni perché il processo pende e lui non sa come difendersi perché non gli hanno ancora comunicato quali sono le prove. La direttiva europea impone che dal primo giorno che uno è indagato ha diritto di sapere esattamente quali sono le prove a suo carico e ha diritto di andare di fronte al giudice e dire: questo PM sta indagando illegalmente su di me. È del 2016, non sono riuscito a convincere un avvocato ancora a sollevare la questione. Poi forse l'avvocato mi spiegherà perché. Ecco. Grazie, dottor Mori, grazie. Dunque, la stragrande maggioranza dei processi cosiddetti mediatici, di grande impatto mediatico, sono in realtà dei processi indiziari. Quindi se dovessimo osservare pedissequamente il brocardo latino in dubis pro reo, mentre la stragrande maggioranza dei processi giudiziari conducono poi ad una condanna. Ecco, in questa fase intervengono i periti, i consulenti che supportano l'autorità giudiziaria. Volevo fare questa domanda. La testimonianza esperta di periti e consulenti e l'importanza che rivestono all'interno dell'indagine. Sì, e questo mi dà la possibilità anche di riprendere alcuni concetti del giudice Mori, perché come sapete si parla spesso di giusto processo, il nostro paese ha una legge sulle indagini difensive, tutto questo sembrerebbe dare adito a possibilità davvero di confronto tra le difese e l'accusa. Direi che nell'esperienza ormai di 10 anni, perché io fino al 2009 ho servito come comandante del RIS l'arma dei carabinieri, quindi mi era impedito, vietato, fare consulenze che non fossero quelle ordinate dall'autorità giudiziaria. Poi, lasciando l'arma e quindi decidendo di continuare il mio lavoro, che era quello di consulente, e naturalmente ho cominciato a accettare incarichi anche da parte della difesa. E non mi vergogno a dire che ho accettato anche l'incarico di imputati che sembravano già condannati, appunto, già dalle fasi iniziali, che poi sono stati assolti, non tutti, ma alcuni sì. Beh, devo dire che la cosa che mi sconvolge, in questo credo che il giudice Mori non possa che concordare, che non esiste il giusto processo, che non esiste parità, perché anche quando vai con grande umiltà, che è quella che in fondo ho sempre utilizzato, con grande senso di... Tra l'altro principio che è stato codificato nell'articolo 111 della Costituzione, certo. Ma di fatto non avviene perché la procura ha un volume di fuoco nettamente superiore rispetto alle altre parti, ovviamente sfruttando... Quando anche vai e ti presenti dal pubblico ministero personalmente con degli iscritti pensando ad un confronto leale, in funzione della tua professionalità, che spesso non coincide con la professionalità del pubblico ministero o dei propri consulenti, e poi vengo al tema dei consulenti e dei periti, ti rendi conto che 90 casi su 100, 9 su 10, che è la stessa cosa, c'è un muro. C'è un muro che è quel muro di una convinzione che il pubblico ministero si è già fatto sulla base spesso di elementi risibili e che non vuole che si discuta. Anche quando gli metti di fronte elementi talmente obiettivi che dovrebbero avere la umiltà di dire: beh, insomma, approfondiamoli e andiamo fino in fondo. Questo purtroppo è causato da tantissime ragioni. Io sono ottimista e spero, insomma, fino a quando avrò la forza di lavorare, soprattutto il convincimento che l'ho un po' improntato nella mia vita. Bisogna comunque risolverle le problematiche, lottare per questo, forse anche, c'è anche più gratificazione quando le cose non sono semplici da ottenersi. Ma una delle cose importanti secondo me da risolvere è il problema della formazione. Ormai il sapere scientifico e il sapere giuridico si stanno allontanando in maniera incredibile, diventiamo incomunicabili tra sapere giuridico e sapere scientifico. Per cui le università, a cui noi più o meno, no, a vario titolo contribuiamo, ma non in maniera strutturale, dovrebbero occuparsi, come nella gran parte dei paesi del mondo, di creare dei corsi che consentano anche a coloro che domani diventeranno magistrate di avere quei rudimenti culturali per poter avere una base comprensiva di tutte le tematiche che noi
trattiamo. E invece no, se voi pensate che medicina legale è un complementare, che scienze forensi non esiste, ma figuriamoci balistica, no? O le singole materie. Quindi i magistrati arrivano a prendere le loro funzioni, da quel giorno hanno un potere incredibile di vita o di morte, ecco l'altro problema, i consulenti e i periti. Perché si affidano pedissequamente a consulenti e periti, dei quali, tranne alcune eccezioni, poi ripeto, mai generalizzare, esistono bravissimi consulenti, bravissimi magistrati, bravissimi rappresentanti delle forze dell'ordine, anzi sicuramente perché, la maggior parte. Perché sì, è vero, no? Che il magistrato è il peritus peritorum, però di fatto non può avere conoscenza, no. Know-how. Al sì. Tempo dei romani, perché non può perché avere il know-how di tutte le scienze. Si ricollega a che cosa? Al fatto che la scienza è andata avanti, quindi la scienza è complessa. Allora si fida dei propri consulenti, quelli che magari da una vita vengono chiamati in quella procura o in quel distretto giudiziario. Ma il problema qual è? Molti sono bravi, dicevo. Il problema è che non esiste un sistema come negli altri paesi, e nel libro troverete questi riferimenti al sistema americano, che consenta di dire: ma Sollecito come informatico è affidabile oppure no? Che studi ha fatto? Che curriculum vitae ha fatto? Che pubblicazioni ha fatto? Di quali casi si è occupato? Io mi confronto con persone che hanno competenze veramente discutibili e laboratori talmente fatiscenti, e parlo del DNA, in cui il laboratorio deve avere delle caratteristiche particolari, per cui voi capite quello che ci raccontava, oltre all'inquinamento della scena del crimine, diventa poi ancora una volta rischio in laboratorio, perché se hai già fatto uno sbaglio sulla scena lo puoi ripetere in laboratorio. Allora, quale dovrebbe essere il sistema? Ed è quello per cui abbiamo scritto. Intanto una severissima selezione di tutti i consulenti e periti che lavorano a favore sia della difesa sia dell'autorità giudiziaria, perché il peso teoricamente è lo stesso. Secondo, verificare il loro accreditamento, cioè un sistema che li accrediti attraverso un esame. Terzo, che è fondamentale, la verifica che anche tutte le tecniche analitiche che vengono utilizzate siano alla luce di quei protocolli che la comunità scientifica di riferimento suggerisce come gli unici in quel momento, fino a quel momento, che ti mettono al riparo, non le eviteranno mai, al riparo dall'errore. Ma lo stesso accreditamento e la stessa certificazione ormai è tempo che sia percorsa anche per coloro che vanno sulla scena del crimine, perché faccio un passo indietro, ma se su quella scena del crimine intervengono tutti indiscriminatamente, e oggi purtroppo, lo sapete meglio di me, chi interviene per primo? Intervengono i soccorritori e interviene la pattuglia dei carabinieri che viene inviata dalla centrale, ma costoro, nei soccorritori, né quella pattuglia, spesso, soprattutto nei casi complessi ovviamente, non ha le competenze per proteggere quella scena, documentarla, perché già la documentazione approfondita consentirebbe a noi esperti di dire: ma il bossolo dove stava? Le macchie di sangue come erano distribuite? Perché è chiaro che un intervento sulla scena, cioè noi non riceviamo mai una scena che rimane come era nel momento in cui è stato consumato un delitto. Se ci pensate, il solo intervento di soccorso è inevitabilmente comunque trasformativo, ma ci mancherebbe altro. Bisogna comunque garantire la vita, ma spesso io vedo fare delle cose con vittime che sono sicuramente morte, che veramente distruggono completamente. Spesso a questo si somma quella pattuglia che purtroppo, alla quale non, ma non mi sento assolutamente di dare nessuna colpa. Allora anche qui, intanto, tutti i soccorritori, ho anche scritto un libro, come sai Alfredo, Il soccorritore sulla scena del crimine, ma se ne fregano tutti i vari cartelli di soccorritori, per loro l'unico problema è l'assistenza. E no, e con i mezzi che abbiamo oggi, cioè con questi, con le action camera, con tutto quello che oggi fotografi col nulla, basterebbe 3-4 fotografie o video, basterebbe magari assumere quelle testimonianze sulla scena da chi ti ha chiamato, perché ha pensato che quella persona si è sentita male e magari è stata uccisa dalla persona che ti ha chiamato. Basterebbe questo, quella tempestività a cui facevo riferimento inizialmente, per poter recuperare molti dati che vengono irrimediabilmente distrutti.
pensate a un caso, io l'ho citato perché è un caso, diciamo che non soltanto perché è mediatico, non abbiamo fatto questa scelta, ma perché credo che abbia colto un po' le coscienze di tutti voi. L'omicidio di Marco Vannini. L'omicidio di Marco Vannini che è la negazione dell'indagine. È la negazione dell'indagine perché è stato fatto un sopralluogo in 6 ore, un sopralluogo si fa in giorni, perché contrariamente a quello che si pensava, se un caso non risolvi in 48 ore non lo risolvi più. Non è così. Un caso lo risolvi perché intervieni sulla scena, fai un primo campionamento, quel campionamento ti porta a fare delle analisi, le analisi indirizzeranno poi tutti i momenti successivi, quindi ulteriori accessi a quella scena. Quella casa non è stata nemmeno sequestrata, cioè fatto quelle 6 ore superficiali di sopralluogo, la casa è stata ridata agli aventi diritto, cioè ai proprietari, e quindi naturalmente tutti gli approfondimenti che avremmo potuto fare anche da un punto di vista difensivo non era più possibile fare. Perché? Perché chi è intervenuto per primo si è spalmato pedissequamente con quell'effetto tunnel che dicevamo sulle dichiarazioni del signor Ciontoli, che sono dichiarazioni che naturalmente dovendo aspettare altri 2 gradi di processo dobbiamo essere rispettosi di quelli che saranno gli esiti, ma le dichiarazioni in se stesse erano poco credibili, perché a me militare mi hanno insegnato che quando scarrello una pistola, nel momento in cui la scarrello so perfettamente se era carica, se era scarica, e in funzione delle 2 condizioni se l'ho scaricata o l'ho caricata. Di fronte al pubblico ministero, lo troverete sul libro, il signor Ciontoli è stato interrogato, nessuno gli ha detto: signor Ciontoli, abbia pazienza, quello che lei ci racconta fino adesso ha poco di credibile, ecco la sua pistola, ci vuol far vedere da quando l'ha presa nell'armadietto che cosa ha fatto, cioè quell'intervista aperta che non deve essere ridotta a domande inducenti perché già sai qual è la risposta e quindi ti basta dire quindi lei l'ha scarrellata, poi gli è partito il colpo. Beh, è partito il colpo, ma tu mi devi dimostrare perché ti è partito il colpo, entrando nei particolari. Allora nessuno ha fatto tutto questo, c'erano degli ufficiali di polizia giudiziaria, dico ho compassione per queste persone perché non sanno di sbagliare, ma è da quell'interrogatorio che doveva emergere effettivamente cosa fosse successo. Quindi capite, no? Quanti errori che si sommano e che negli altri paesi invece hanno un riferimento preciso e che porterebbero veramente, credo che veramente ci voglia una riforma. Da questo punto di vista dobbiamo pretenderla e non dobbiamo più far entrare nelle aule di giustizia persone che non hanno le competenze. In questo paese, il giudice Mori lo sa, vengono incaricate persone che vanno dall'incidente stradale all'omicidio, all'analisi del DNA, che subappaltano tutto e tutti, e non c'è un pubblico ministero, un'autorità giudiziaria con un potere veramente di vita e di morte che dica: ma aspetta, è talmente delicato quello che ti sto affidando che io mi voglio fidare della tua professionalità. Ecco, queste cose devono finire, perché vi garantisco che quando voi, come capita a me, guardo negli occhi le persone che si affidano a me, che magari hanno fiducia, e io so quanta difficoltà faremo, so che spesso non riusciremo ad ottenere quella giustizia, ma si aggrappano a te perché dall'altra parte non l'hanno ottenuta, ma tu che cosa gli racconti? Come fai a dirgli che sono stati fatti errori come questi? Che c'è una contaminazione, che le persone sono intervenute in 10 persone, che il laboratorio non hanno usato quei protocolli, che non si sono messi al microscopio, che non hanno usato quella cautela che significa la ripetibilità dell'analisi e il doppio cieco, cioè la possibilità di prendere un altro soggetto. Collega, guarda collega, io sono arrivato a delle conclusioni su questa indagine complessa, te la affido anche a te e aspetto il suo parere per vedere se i tuoi pareri si confrontano e si confermano, così come i profili di DNA. I profili di DNA, proprio per quel processo di amplificazione del DNA, che è un processo artificiale, di risoluzione della quantità quando parliamo di tracce, esige che le amplificazioni ne vengano fatte almeno 2 e che quelle 2 amplificazioni ci diano lo stesso risultato di DNA, cioè lo stesso profilo. Se questo non si ottiene, quell'amplificazione, 1 o 2, se non concordano, non possono essere considerate
oltre a utilizzare tutti i parametri. Quindi vedete veramente, ci sono tante cose da fare e io mi sono sfogato con questo libro, ma continuerò a farlo in tutte le modalità che avrò, perché credo che questo faccia bene alla giustizia e faccia bene a questo paese. Grazie Luciano, no, ma c'è di più. Il problema della formazione del consulente o del perito, in materia civilistica è un consulente, un CTU, ma c'è un problema ulteriore, cioè l'obbligo addirittura di scegliere conturnazione in quelle liste, che questo è quasi obbligatorio, non è possibile scegliersi il proprio consulente, ma bisogna attingere da una lista preconfezionata e turnando. Che nessuno controlla che sia fatta da veri professionisti. Tornando, non potendo neanche scegliere al di fuori del circondario, se non previa autorizzazione. Sì, no, però previa autorizzazione. Dico un'ultima cosa, prima che il giudice possa, naturalmente, in maniera egregia colmare quello che io ho detto, anzi, tantissimo. Quando lavori per la difesa, naturalmente io ho bisogno di documenti in originale. Beh, siamo nel 2019. È un problema in questo paese avere le copie delle fotografie a colori, cioè vai nelle procure, tu non puoi ottenere la copia di un fascicolo a colori e io senza le fotografie di una scena del crimine non ci faccio assolutamente nulla. E quando vai a chiedere le copie di tutti i file che ormai tutti i consulenti consegnano al fascicolo del pubblico ministero, ogni CD c'è un file, ce ne sono 150, sono 350 euro. Mi dite voi che giustizia giusta è questa quando una persona magari non ha le facoltà economiche? Io spesso lavoro come gratuito patrocinio, cioè non prendo niente se non quel poco che magari i tribunali liquidano, ma mi dite voi come un cittadino che non ha possibilità economiche si può difendere se non ha nemmeno i soldi per farsi quelle copie a cui un esperto poi può accedere per capire che cosa è stato fatto dagli altri? Non va bene. Lo so, è indubbiamente così. Tenete presente che in Europa c'è rimasto solo l'Italia, la Francia e la Germania che nel caso in cui un imputato venga assolto non gli pagano tutte le spese legali, come sarebbe giusto. Siamo arrivati noi, l'Italia, la Francia e la Germania e nessuno pensa di fare diversamente. Riprendo rapidamente l'argomento dei periti. Verissimo, gli albi dei periti sono assolutamente ridicoli perché normalmente, siccome i periti sono pagati poco, quindi un professionista serio ne fa meno di fare il perito perché perde soltanto tempo e si rimette. Nel perito ci sono dei buoni, gente seria, gente che è esperta, però lo fa per passione, la maggior parte sono dei morti di fame. Cioè io vedo il mio albo di Bolzano, la maggior parte non so, degli ingegneri sono quelli che insegnano alle scuole medie, che non hanno potuto fare gli ingegneri, quindi figurarsi che esperienza hanno di cantiere. Sono hanno il titolo da ingegnere, ma non hanno mai fatto l'ingegnere, e così per le altre materie. Il perito balistico, basta andare a dichiarare che si, è fatto un po', che si sanno fare le perizie balistiche, perché poi, non essendoci mentre un ingegnere perlomeno deve avere l'approvazione del suo albo, mancando l'albo dei periti balistici, chiunque può dichiararsi il perito balistico. E lo fa gente che dice forse guadagno qualche soldo, e lo fa. Il generale si ricorderà che 20 anni fa ci siamo incontrati nell'ufficio del sottosegretario della giustizia, abbiamo parlato esattamente di questa cosa, ci eravamo parlati per vedere come si poteva organizzare un buon sistema di periti. Non si ricorda la conclusione, forse ha detto lasciamo perdere, perché se ci mettiamo in questa materia quei quattro famosi ciarlatani che vengono chiamati da tutti i tribunali d'Italia in continuazione e che hanno già sbagliato di cause si trovano a presiedere e a dirigere l'organismo di controllo. Lasciamo perdere perché l'Italia è fatta così. Se ci mettiamo, voi sapete perché in Italia non riusciamo a selezionare i magistrati? Bene, perché in Germania hanno un sistema molto semplice, fanno il concorso per notai, avvocati e giudici uguale per tutti. Poi fanno prova, lavorano per 2 anni in enti pubblici,
poi lo Stato sceglie i migliori e dice voi venire a, venire a fare i magistrati. In Italia, se facessimo un sistema del genere, dopo 2 anni scelgono i figli dei deputati. E perciò si è rinunziato a selezionarli, ormai tra poco, proponeva Grillo per i politici, si potrà selezionare anche i magistrati estraendoli a sorte, intanto più o meno il risultato è il medesimo. No, perché dopo no, ancora una cosa. No, perché ritorno sugli argomenti. Giustamente il generale ha parlato dell'importanza delle indagini scientifiche. Quello su cui io tengo a vorrei precisare una cosa. Attenzione a non esagerare con la differenza tra indizio e fatto. Perché è prova? Perché è una differenza inapperabile. La scienza ha il dovere non di accertare le prove, ha il dovere di accertare dei fatti. Ogni fatto poi può essere o non essere un indizio più o meno grave. Teniamo presente che la scienza, quando accerta un fatto, lo accerta con un certo valore statistico, cioè vale per esempio questa comparazione, garantisce che i proiettili corrispondono stati sparati dalla stessa arma al 99% di probabilità. L'indizio è una regola di esperienza umana, quindi ha molta minore importanza. Però anche i fatti da solo non bastano. Faccio un esempio concreto. C'è un'isola deserta, ci sono sopra 2 naufraghi. Arriva una nave di soccorso, trova uno dei 2 naufraghi strangolato, morto, con dei segni, e dicono chi l'ha trovato, che c'aveva dei, era nudo e c'aveva dei segni sul collo. E quindi dice l'ha ammazzato il suo compagno. Vabbè, prima cominciava a dire accuse, cioè, c'era, non c'era nessuno sull'isola, solo lui l'ha strangolato. Primo, chi ci prova che c'era solo lui? Secondo, chi ci dice che quei segni sul collo erano di strangolamento? Un marinaio che forse non se ne intende. Poi chi ci dice che quelli non stavano facendo un gioco erotico, visto che non avevano altro da fare sull'isola desertica e si è strangolato durante quello? Quindi i fatti prima devono essere accertati, poi i fatti devono comporre un quadro completo, esattamente come quando si compone un puzzle, che guai se tutte le schede non vanno al loro posto. E il compito del giudice è proprio ragionamento totalmente umano, esperienza soltanto umana, non sostituibile da nessuna macchina, si spera forse nell'intelligenza artificiale, abbiamo l'informatico. Certo, l'intelligenza artificiale è senz'altro meglio che nessuna intelligenza, però teniamo presente che dietro l'intelligenza artificiale c'è sempre l'uomo. Però questa operazione di far quadrare tutti i fatti e di saper cogliere se tutte le schede del puzzle si compongono usando i fatti, usando gli indizi, è un compito puramente dell'uomo che richiede grande preparazione, grande cultura, grande intelligenza, e quindi è essenziale trovare un sistema per selezionare i magistrati bene, istruirli bene e portare avanti quelli che meritano e lasciare indietro quelli che non meritano, come si dovrebbe fare in ogni settore umano. Grazie. Vorrei fare domande, Raffaele, prego. Sì, io qualche domanda ce l'avrei. Intanto, riguardo, che cosa ne pensa lei dell'obbligatorietà dell'azione penale, cioè dell'indagine? È una cosa politica. No, vorrei che spieghi. L'obbligatorietà dell'azione penale è una scelta politica. Per esempio, in America sono diventati molto elastici più che altro per questioni economiche, perché siccome un processo costa enormemente, può costare centinaia di migliaia di dollari, allora tante volte tendono a lasciar correre se la cosa non merita, oppure tendono a soluzioni alternative tipo patteggiamento, accordo, pur di portare qualcosa a casa senza spendere troppo.
noi abbiamo scelto, mi pare una scelta di civiltà, che qualunque reato deve essere perseguito, qualunque reato deve essere indagato, poi se proprio non si vuole indagare tutto, si può stabilire che certe cose sono solo sanzioni amministrative, che non merita, che bisogna lasciar perdere, come hanno fatto adesso, hanno stabilito che il pubblico ministero può rinunziare a portare avanti il processo per la tenuità del fatto penale, cioè il poveretto per esempio che porta il coltello in tasca e se lo dimentica in tasca, è chiaro che è assurdo fargli un processo penale, questo è giusto farlo, però ma non è, scusa, è diverso il problema è che ci vuole un sistema che controlli che il pubblico ministero non eserciti l'azione penale senza avere elementi sufficienti. La legge dice che il pubblico ministero può indagare in quanto abbia elementi per indagare, non si può inventare dei sospetti e andare poi a cercare se sono veri, non può dire voglio indagare questo politico perché voglio fotterlo e quindi se ci mando la guardia di finanza 10 volte a casa qualcosa trovo, è illegale, per cui ci vuole un sistema che di fronte a un pubblico ministero che parte con un processo senza avere niente in mano, il cosiddetto indagato, che ha diritto a non essere indagato perché è grave essere indagato, è un danno essere indagato, deve poter ricorrere per esempio al Tribunale della Libertà dicendo il pubblico ministero mi sta indagando a torto, bloccatelo. Lui se vuole può ordinare alla polizia di fare tutte le indagini che vuole, ma riservate segrete non devono servire come macchina del fango. Grazie. Le domande del pubblico, alzino la mano se hanno domande per il generale Garofano, per gli altri ospiti, io vedo se riesco a individuare qualcuno, c'è qualcuno che vuole fare domande? Ecco, venga, si accomodi, diamo il microfono Raffaele al signore, grazie. Al generale? Innanzitutto ringrazio tutti i signori intervenuti. La domanda si rivolge tanto al generale quanto al signor giudice, cioè a dire... Non ritenete che nell'intervento tante volte, anzi il più delle volte, si vada a peccare di protagonismo e che questo protagonismo vada poi a inquinare tutto il prosieguo dell'indagine, indagine che quando termina con un colpevole se si trova e che questo colpevole se ha la possibilità di difendersi può difendersi e può magari ribaltare una conclusione magari anche suffragata da delle prove tipo quelle del DNA o d'altro, ma se non ha questa possibilità, grazie. Rispondo io perché devo parlare male dei giudici. Sì, è verissimo, c'è questo protagonismo. E in Italia c'è un fenomeno sconosciuto agli altri paesi per cui vi può essere l'accanimento giudiziario. Nella maggioranza dei paesi civili, quando uno è assolto, basta, non si può, il pubblico ministero non può più fare appello. È una questione di civiltà e vi spiego perché. Perché se la Costituzione stessa richiede, di fronte alla presunzione di innocenza, che si può condannare solo quando è escluso ogni ragionevole dubbio sulla innocenza, è chiaro che se c'è un collegio che ha 3 persone che assolvono e 3 persone che poi condannano, c'è un dubbio 50%, come cavolo volete condannare col 50% del dubbio? Tenete presente che in America, che giustamente diceva il generale, funziona male la giustizia ma ha dei principi buoni, c'è la giuria, non mi ricordo di quante persone, ma anche una dozzina, che deve decidere alla unanimità, perché per loro se uno non è convinto vuol dire che, ci può essere un ragionevole dubbio. In Italia invece noi assistiamo a questo sconcio che si va avanti e indietro dalla Cassazione, alla fine ci sono 15 giudici che hanno esaminato il caso e solo perché il pubblico ministero insiste per la condanna si arriva alla fine. Dove è possibile, a me è capitato un caso in cui in 2 collegi, 3 giudici dalla parte, 3 in appello, sapevo che i primi 3 erano stati favorevoli alla soluzione, è assolto. In corte d'appello 2 per la condanna, 1 per la soluzione, quindi
4 volevano la soluzione e solo 2 la condanna, ha vinto quei 2 che volevano la condanna. Ora, vi sembra un sistema logico questo in cui il convincimento si forma di fronte alla maggioranza di giudici che hanno deciso che è innocente? E questo, il protagonismo del pubblico ministero può essere protagonista per il primo grado, ma poi basta. Poi Aldo deve smettere, e guai se si permette di essere lo stesso pubblico ministero che continua a insistere anche in secondo grado. Magari va lui a sostenere l'accusa in secondo grado, ma siamo matti. Ma io credo che forse la identifico con un termine analogo, forse si parla di arroganza culturale, cioè di mancanza di umiltà, di mancanza di obiettività, perché io mi confronto spesso, quando sono dall'altra parte, con dei pubblici ministeri e ripeto, vedo la difficoltà di trovare un dialogo che perlomeno dovrebbe essere accettato per poi contestare magari le mie ricostruzioni. Troverete nel libro un omicidio in cui, analogo a quello che vi ho raccontato, non vi dico quale così lo scoprirete chi lo leggerà, vengono indagati i 2 fratelli, anche loro hanno la colpa, a conclusione di una sparatoria incredibile che sveglia tutto quel quartiere, di scendere per capire che cosa fosse successo. Vengono indagati insieme a coloro che materialmente confessano di aver compiuto l'omicidio. Era una rivalsa rispetto ad una banda che stava da tempo davvero chiedendo pizzo e perseguitava insomma i proprietari di un esercizio commerciale, e quindi il proprietario di questo esercizio commerciale a un certo punto si prepara e dice: la prossima volta che verranno avranno una lezione. Questa lezione diventerà una tragedia, perché rimane sul terreno comunque uno dei 2 delinquenti. Vengono indagati questi 2, uno di questi 2 si rivolge a me e dice: guardi, noi siamo assolutamente estranei, poi per carità magari tutti dicono che sono estranei, però dico: vabbè, datemi gli atti, fatemi leggere gli atti e mi renderò conto se effettivamente c'è terreno e mi convinca io se è giusto difendervi. Mi convinco che effettivamente le cose erano state fatte male. La prima, sui residui dello sparo, uno dei 2 soltanto era positivo, ed era positivo, ma 2 ore e mezzo prima i carabinieri avevano chiesto spontaneamente a costui di consegnargli le armi che legalmente deteneva, e poi gli avevano fatto il prelievo. Questo aveva consegnato alle forze degli ordini, ignare che non avrebbero dovuto fare in quel modo, ma avrebbero dovuto raccoglierle autonomamente, aveva consegnato non solo il fucile, ma aveva consegnato anche veramente una quantità incredibile di munizioni, per cui si era talmente contaminato che nel momento in cui, nonostante erano trascorse 3 ore circa, era stato fatto il prelievo, quello era positivo perché c'era stata una contaminazione iniziale. Ma l'altro aspetto era la balistica. E io mi rendo conto che un noto laboratorio di questo paese aveva fatto l'analisi di balistica e aveva dimostrato che tra le varie armi che erano state utilizzate aveva sparato anche il fucile di questo indagato. Stranamente non c'erano le foto al microscopio comparatore. Voi dovete sapere che la dimostrazione di identità, cioè per dimostrare se effettivamente quell'elemento di cartuccia, bossolo, proiettile che si trova sul terreno è stato sparato da quel fucile, bisogna fare una serie di test e poi confrontarli al microscopio comparatore per la ricerca di microimpronte che lasciano gli organi meccanici di un'arma. Non c'erano queste fotografie. Dico, beh, sarà stata una dimenticanza, chiediamo le fotografie. Le fotografie mancavano. Allora, in funzione di quel problema sui residui dello sparo, la faccio breve, e di questa carenza, chiediamo al giudice di poter fare una perizia, in modo tale che un soggetto terzo si possa occupare di stabilire se effettivamente quell'arma avesse sparato oppure no. Viene fatta la perizia e ci dà ragione, quel fucile non aveva sparato. E quindi noi tutti contenti già assaporavamo l'innocenza, ovvero la dichiarazione di innocenza in primo grado. No, in primo grado furono condannati entrambi, perché il giudice motivò che, bene, non aveva sparato quell'arma, ce n'era un'altra nascosta che non era mai emersa e che probabilmente aveva sparato. Per fortuna poi in secondo grado abbiamo vinto e questi 2 assolutamente innocenti hanno riconosciuto
i loro diritti, ma per dirvi quanto è stato duro intanto ottenere la perizia e poi anche a fronte della perizia non avere la soddisfazione di una sentenza a loro favore. Questo perché? Perché comunque con quell'effetto tunnel, con quell'arroganza culturale, con quell'attaccamento alla propria tesi, sembra quasi una diminuzio, e dovrebbe essere un vanto invece di conoscere gli errori, una diminuzio quella di dire: ma guarda, me l'ho sbagliato, ma sono io a dirlo piuttosto che me lo dica qualcun altro. Bene, ci sono domande ancora? Alzino la mano. Ecco, prego, si avvicini, signora. Perché poi alle 11 dobbiamo concludere, perché il generale deve andare domani in Inghilterra e quindi l'aereo da Milano. Buonasera, volevo fare due o tre domande, ma sarà molto breve. Non so se è il caso di parlare di profiler stasera, però vorrei sapere se il profiler in Italia ha un certo ruolo nelle indagini come in America. La seconda è: la giustizia secondo me è relativa, non è assoluta, per cui noi in che mani siamo, voglio dire, se ognuno c'ha la sua opinione, no? Cioè colpevole, innocente, e noi alla fine come facciamo a saperlo? E la terza è quanto ci sia di vero nelle ultime indagini che ci sono state fatte sullo scandalo delle corruzioni che riguarda la magistratura indipendente. Grazie. Due sono per me, una per lei. Dei scandali, La prima e la terza, sì. Sugli scandali della magistratura è assolutamente vero, l'ho riscontrato 50 anni fa quando sono entrato in magistratura, e dopo 2 anni non sono mai più andato a Roma a vedere i colleghi perché mi disgustavano. Secondo, la prima domanda era, che la giustizia sia un'opinione, purtroppo nella vita qualunque cosa è un'opinione, e noi tendiamo un po' troppo ad avere le opinioni sbagliate, bisogna cercare di avere delle opinioni un po' più giuste. È una battuta. Allora, bisogna distinguere tra la verità processuale e la verità. Sono due cose completamente distinte. Non intervengo sui magistrati, non mi permetto né mi compete. Sulla giustizia, la giustizia è degli uomini, gli uomini possono sbagliare. Stasera abbiamo discusso di aspetti che possono migliorare questa giustizia, almeno dal punto di vista scientifico, e quindi dobbiamo crederci, perché sennò le cose non migliorerebbero mai. E la terza riguardava il profiling. Allora, è un tema fortemente discusso, molto affascinante, molto accattivante, ma fortemente discusso, che, come dicevamo in apertura, è legato all'incertezza proprio delle scienze psicologiche, che nel novero delle varie scienze forse è quella più imperfetta. Ma perché? Perché si fonda su aspetti soggettivi, interpretativi, che certamente ne limitano l'applicazione. A questo si aggiunge il fatto che il nostro paese non è maturo per poter utilizzare la psicologia giuridica. Non è maturo perché non ci crede, perché spesso si evita anche di coinvolgere lo psicologo giuridico, e devo dire che invece stanno nascendo delle scuole molto interessanti, una a Torino, lo dico per i ragazzi che possano avere attrazione o voglia per fare questo tipo di approfondimento. Lasciate perdere le scuole di criminologia, lasciate perdere tutto, se volete fare l'esperto dal punto di vista psicologico e quindi criminologico, fate un percorso confezionato così: laurea triennale in psicologia e specialistica in psicologia giuridica a Torino, è l'unica scuola seria che dà delle competenze, ovviamente teoriche, sugli aspetti psicologici. Io spero che la psicologia giuridica possa essere in qualche modo recuperata, proprio per trasferire quei protocolli, sempre con grande umiltà, sempre con grande cautela, visto il peso che qualsiasi disciplina può avere sull'indagine prima e sul processo poi. Però io credo che abbiamo bisogno che le forze dell'ordine e il giudice, sia pubblico ministero, sia giudice dopo, si avvalgano di queste competenze. Sicuramente migliorerebbero e ridurrebbero il rischio di errore, che invece è molto ampio. Giustissimo. Bisogna precisare però una cosa che sfugge quasi a tutti: bisogna, di fronte alle tecnologie di indagine, distinguere assolutamente la fase delle indagini
dalla fase del giudizio. Nella fase delle indagini si può usare qualunque tecnica, basta che porti al risultato. Per esempio, noi stupidamente in Italia non usiamo assolutamente la macchina della verità. In giudizio non può avere ingresso, assolutamente. Però, di fronte a un'indagine rapida, si potrebbe servire come screening rapido per escludere tante persone dalle indagini. Si può sbagliare, ma nel 90% dei casi funziona, e quindi nel 90% dei casi si evita di seguire con accanimento una pista sbagliata. Poi magari, se proprio non si trova niente, si può dire quel tizio ci ha fregato con la macchina della verità, però si ritornerà a studiare il caso. Però molte volte facilita il lavoro. Così il profiling magari non porterà a niente, porterà a qualche cosa solo nel 10% dei casi, ma è più che comunque è utile a farlo. Attenzione però che queste tecnologie non necessariamente servono per trovare le prove da portare al giudice, non sono esse stesse delle prove. Se ci sono domande, alzino la mano, altrimenti farei una domanda io, generale Garofano. L'attendibilità delle prove del DNA, perché credo che negli ultimi tempi molti processi hanno trovato nel DNA un elemento di rimente, il caso per esempio Bossetti, prego. Ma allora, intanto abbiamo già affrontato il tema di una corretta repertazione, quindi da quello dipende, certo, molto, perché si è creata appunto una situazione paradossale, che le tecniche hanno terribilmente migliorato la propria sensibilità. Oggi ricaviamo il DNA da un prelievo che io faccio su questo microfono, ci troverebbero sia me sia chi mi ha preceduto, così come sul fusto. Quindi le tecniche hanno aumentato notevolmente la loro sensibilità. Questo è diventato un amico e un nemico, il nemico della contaminazione, cioè dello spostamento di tracce da un posto all'altro se questo tipo di attività non viene fatta con attenzione. Quando è attendibile? Quando vengono seguiti i protocolli che la comunità scientifica ha dettato. E i protocolli sono molto stringenti, sia nell'effettuazione dei prelievi, sia nell'effettuazione delle analisi, sia nell'interpretazione dei profili. I profili naturalmente possono essere completi o incompleti, a questo può sopperire la statistica, la biostatistica, con dei processi effettivamente molto ma molto complessi. Però anche qui mai affidarsi ad una sola interpretazione. Quando si parla di statistica si parla di probabilità, e quando si parla di probabilità si parla di qualche cosa molto poco certo. E allora, per esempio, uno dei moduli più intelligenti e anche più direi sicuri per avere un risultato statistico attendibile è quello di utilizzare più software di calcolo biostatistico, e analogamente al fatto che quel profilo è stato confermato in più sessioni di lavoro, quello significa che molto probabilmente quel dato è altamente probabile che appartenga ad A piuttosto che a B. Però sempre con grande cautela, perché il problema è che da un DNA può dipendere la responsabilità o meno, la libertà o meno di un cittadino. Le aspettative naturalmente di giustizia di una famiglia, ma anche le aspettative di libertà di chi ritiene di essere un illustre innocente. Nel caso Bossetti però, se vogliamo entrare nello specifico? No, assolutamente. Nel caso Bossetti, intanto vi dico una cosa, leggetevi sempre le sentenze, che saranno imperfette, come dice il giudice Mori, però almeno è la fonte di quello che è accaduto nel dibattimento, perché quello che riportano i media spesso non è assolutamente vero, è parziale, è interpretato. Poi col fatto che noi comunque no, ascoltiamo distrattamente quel TG piuttosto che quella trasmissione, piuttosto che quella altra radiofonica, magari ne recepiamo anche ancora di più parzialmente la notizia. Leggetevi le sentenze si ritrovano in rete troviamo tutto. E devo dire, leggendo le sentenze e avendo visto le analisi di coloro che le hanno fatte per il caso Bossetti, cioè per l'omicidio di Chiara, che peraltro erano due miei collaboratori, devo dire che quel profilo è assolutamente affidabile, e anche di questo abbiamo parlato sul libro, perché ho voluto riportare tutte le riflessioni e le critiche fatte dalla difesa, mettendole a confronto con tutti i passaggi processuali che smentivano anche quello che la difesa, dopo il giudizio di terzo grado, invocava come non approfondito, come non fatto, come non esplorato, come non.
Questo è un po' anche un po' un richiamo al fatto che tutti quanti noi che abbiamo il privilegio di essere coinvolti mediaticamente, vige su di noi una grande responsabilità, quello di calibrare quello che diciamo, e quello che diciamo deve essere assolutamente riferito al vero, a quello che è accaduto, a quello che emerge da carte ufficiali, altrimenti siamo delle persone veramente scorrette. Bene, grazie al generale Garofano, grazie all'ingegnere Sollecito, grazie al dottor Mori. Non finisce qui probabilmente il salotto d'Europa, perché probabilmente ci saranno altri incontri fuori cartellone. Ringrazio ovviamente gli sponsor, in particolare il Lions, che ogni anno ci consente di poter realizzare insieme con gli altri sponsor questa iniziativa, e ringraziamo il sindaco di Pontremoli per la logistica, per questa disponibilità della piazza. Vi faremo sapere i prossimi incontri. Grazie, buona serata. I libri sono là, disponibili. Se ha fiato, è una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera.